L'atletica leggera è un'attività sportiva fondamentale per l'uomo legata alle origini del movimento umano. Nell'antichità, infatti, correre, saltare, lanciare voleva dire sopravvivere. Il podismo viene considerato come una branca dell'atletica leggera che comprende ogni tipo di corsa a piedi, sia su pista che su strada. A livello locale, il panorama podistico è strettamente legato al nome dell'Unione Polisportiva Policiano, che agli inizi si occupava non solo di atletica ma anche di calcio. La storia dell'Unione Polisportiva Policiano inizia nel 1973, al tempo unico punto di ritrovo e aggregazione del paese era la parrocchia e proprio la sala parrocchiale fu per un breve periodo la prima sede della Polisportiva. In 39 anni di attività la società podistica policianese è passata dai primi 15 tesserati impegnati nel settore atletica agli attuali 130 che gareggiano sia a livello regionale che nazionale. Con una media di circa 30 competizioni all'anno, l'Unione Polisportiva Policiano è, in provincia di Arezzo, tra le principali organizzatrici di gare podistiche. Tra queste, le più importanti sono il Grand Prix, un circuito di gare che si disputano in più date e che coinvolge anche le province di Siena, Perugia e Firenze. La scalata al castello, fiore all'occhiello della Polisportiva Policiano, che negli anni ha visto la partecipazione di atleti sempre più quotati, come gli olimpionici Gelindo Bordin e Stefano Baldini. Infine, la maratonina Città di Arezzo, inserita nel campionato assoluto di mezza maratona, è giunta recentemente alla sua 14ª edizione. Per i corridori l'allenamento è quotidiano, 7 giorni su 7, ma oltre alla preparazione atletica anche la componente psicologica è determinante. Quando la fatica comincia a venire uno potrebbe gettare la spugna mentre all'altro, allora bisogna mettere un po' un moto al cervello e essere duri, stringere i denti e cercare di arrivare in fondo. Per gli atleti dell'Unione Polisportiva Policiano non solo corse su strada ma anche su pista e in previsione dei prossimi appuntamenti non può mancare la preparazione. Adesso è il periodo invernale, si fa la preparazione e le prime gare che arrivano sono i cross, le corse campestri e le gare poi indoor a coperto per quanto riguarda la pista.